Ciao, allora ciao a tutti. Allora, se i miei amici me lo consentono stamattina, visto che stanno facendo la lotta sul divano e io vorrei mostrare, condividere con voi qualche esercizio da fare sul tappeto davanti al divano, in assoluta tranquillità, ecco, spero che di riuscire a mostrarveli. Allora, sono esercizi da fare quattro zampe, quindi non vi dovete scomodare a cercare attrezzature particolari e neanche ad avere, per esempio, la seduta del divano. Vi basta un tappetino per accomodarvi e vi basta un pochino di riscaldamento magari articolare fatto precedentemente, perché saranno movimenti abbastanza semplici ma richiederanno un pochino di coordinazione e un pochino di attenzione. Mi raccomando, come sempre, cerchiamo di fare un movimento più possibile pulito, cioè concentriamoci sul movimento prima ancora che sul numero di ripetizioni, diamo dignità ad ogni ripetizione e facciamo attenzione che il nostro corpo sia pronto per quel tipo di movimento. Se sentiamo qualsiasi tipo di sensazione sgradevole o comunque non buona, fermiamoci un attimo e riflettiamo un secondo se sia il caso di proseguire o magari rivisitare in maniera personalizzata l'esercizio o addirittura passare ad un'altra cosa. Ok, per ogni tipo di esercizio farò una ventina di ripetizioni, ma naturalmente è sempre tutto molto molto soggettivo, d'accordo? Mi metto in questa posizione, stendo il braccio, stendo la gamba e porto il gomito al ginocchio nella stessa direzione. Sono abbastanza agitati stamattina, amici.
mattina è così. E 10. Dopo aver lavorato in questo modo, se vogliamo, possiamo terminare con il fatto di portare le gambe verso l'alto e fare un po' di scioglimento. Fare proprio questo movimento delle anche, quindi extra rotazione e intrarotazione, anche ginocchia. In maniera libera. Questo movimento aiuta moltissimo a drenare soprattutto i liquidi del sistema linfatico. Aggiungiamo anche le braccia, le mani in particolare. È un movimento che quando lavoro in studio con i miei clienti dico svita le lambadine con le mani e con i piedi. Ecco, ci siamo alcuni minuti. Anche un po' di più. Quest'ultimo movimento in particolare che si può fare per un po' di tempo, per un po' di minuti, perché non fa mai male. Allora, io dalla mia postazione, dal mio salotto di casa, con la presenza dei miei gatti che stamattina stanno facendo di tutto per rendermi impossibile la vita e l'allenamento, vi saluto, vi raccomando di nuovo di stare a casa e se avete delle richieste o volete farmi delle domande, come sapete, io sono sempre disponibile. Un abbraccio, ci vediamo domani.